delle domande che ci facciamo è: ma l'intelligenza artificiale può mettere in pericolo l'umanità? Perché alla fine questo è uno dei motivi per cui ho scritto il libro, cioè una delle domande che ci stiamo facendo, no? Un'altra è: ma i robot e l'intelligenza artificiale porteranno via, no, il lavoro a tutti o a molti? Questo è un altro grande, no? Un'altra grande domanda. E poi è un libro sull'etica, e quindi la digicrazia, cioè la guida della società da parte del digitale, no? Ah, ce l'ha un'etica o fa un po' quel che gli pare a lei, no? E soprattutto l'uomo aumentato, cioè l'uomo con dei dispositivi che lo aumentano, che lo rendono più potente, no? Sarà la normalità? E la democrazia sarà messa in pericolo dall'intelligenza artificiale? Allora, io ho provato a dare delle risposte in questo libro e ho provato anche a far venire fuori nuove domande, che poi è un po' l'obiettivo, no? E per avere queste risposte, per capire cosa sta succedendo, bisogna comprendere la complessità. Infatti il libro inizia con una sorta di spiegazione di alcune cosettine tecniche. Ma non perché, sapete che non è che io sia proprio un matto per star lì a spiegare le mie cose tecniche a tutti, ma per cercare di porre quei mattoncini senza i quali proprio non c'è modo di capirlo questo mondo. E anche chi non si occupa di questo settore, secondo me, è bene che un po' lo capisca. È un po' anche un po' la mia missione di vita, no? Cercare di arrivare un pochino a tutti. È una cosa che è nata tanto tempo fa con un signore che si chiama Claudio Cecchetto, che è qua in prima fila, che a un certo punto mi ha messo in onda, ha detto: dai, vai a parlare di internet, la gente non sapeva cosa fosse internet. E a quel punto io ero solo uno smanettone, ho detto: ma che bello è spiegare alla gente che cos'è questa roba qua che io faccio e che non capisce nessuno, e adesso glielo posso dire, e lo posso dire anche a tanti. E da allora è iniziata questa avventura che è ancora un pochino qui, che va ancora avanti. Ma cos'è l'intelligenza artificiale? Allora, l'intelligenza non è una cosa proprio definita, come si può, no, ma lo sappiamo, infatti è un libro che parla anche dell'umano, dell'uomo, è un mix di fattori, no, di cose complesse, e che ovviamente riguarda noi, quindi è una cosa un po' biologica, è fatta di neuroni, non di bit. Ecco, l'intelligenza artificiale che conosciamo oggi, cioè quella che usiamo, quella che chiamiamo intelligenza artificiale, e che anch'io erroneamente chiamo intelligenza artificiale nel libro, ma lo dichiaro, perché altrimenti non lo usciamo più se comincio a usare solo termini tecnici più precisi, ma in realtà questi generative pre-trained transformers, che alla fine sono large language models, large multimedia models, avete visto, però è meglio dire intelligenza artificiale, no? Sono stato più preciso, però insomma, no? Questa intelligenza artificiale in realtà non è altro che, non è una parolaccia, sono dei pappagalli stocastici, cioè statistici, che cercano di, guardare, che cercano di ripetere quello che l'uomo farebbe, no? Quindi inventano la parola dopo, inventano la frase dopo, ma la inventano come uno studente che parla molto bene e cerca di far finta di aver capito. Uguale, infatti ogni tanto hanno le allucinazioni, non è uno scherzo, è una parola tecnica, cioè si inventano cose, sparano robe a caso. Quindi non è intelligenza artificiale quella che usiamo, è comunicazione artificiale, che è tutto un altro film, è tutta un'altra roba. Ma fosse solo così, tu dici: vabbè, abbiamo a che fare con una robina stupida che tanto non capisce niente, di che dobbiamo aver paura? Ecco, il prossimo passo, che pare sia in arrivo, ma questo arriva veramente, è l'intelligenza artificiale generale. Che cos'è? Allora, l'uomo nasce e per motivi strani incomincia a imparare cose, cioè è un cervello vuoto, sì, qualcosina c'è, però qualche forma ce l'ha, però diciamo che incomincia a imparare delle cose. Ecco, l'apprendimento umano con le sue complessità pare, ad esempio Sam Altman, quello di OpenAI, cioè l'azienda che ha prodotto ChatGPT, dice che ce l'ha già, si chiama Q-Star. Sostanzialmente l'intelligenza artificiale generale, l'AGI, l'Artificial General Intelligence, dovrebbe avere in teoria dei meccanismi simili, anzi uguali, a quelli del nostro cervello. E quindi tu lo prendi da piccolo, lo metti lì senza dirgli cosa deve fare, perché quelli là si chiamano pre-trained, cioè gli dicono già delle cose, gli danno da impasto delle cose. E vi anticipo già che oggi vi ho portato qua l'intelligenza artificiale, quella roba lì, e vediamo se riusciamo a dialogare. Di solito queste cose si fanno con i giornalisti che ti fanno le domande, e ho detto: ma io mi porto intelligenza artificiale, le domande me le farei, e poi le facciamo anche noi a lei. E fin qui anche lì dici: vabbè, che cosa cambierà? Cambierà che la velocità con cui questo imparerà e sarà come un computer, mica come un umano. Quindi impara come un umano ma veloce, cioè tum, con un clic, bram, 3 secondi hai imparato lo scibile. Wow, e chi lo controlla? E di chi è di proprietà?
mica ce lo dà arriva dal cielo, cioè parte, già, cioè qualcuno la, sarà proprietario di questa roba. E forse solo questo, c'è di peggio, c'è di peggio, perché avete mai sentito parlare di singolarità? La singolarità è qualcosa che forse arriverà, forse no, non si sa. Siamo tutti tra gli esperti, siamo ognuno che dice che sì, che no. Che cosa vuol dire questa singolarità? Una parola rubacchiata alla presa in prestito, una mutuata da Einstein nella sua relatività generale, dove diceva che sostanzialmente si raggiunge la singolarità quando si entra in un buco nero. E nel buco nero c'è talmente tanta densità, cioè la densità infinita, no? Dove qualsiasi cosa verrà intrappolata e ci renderà poi impossibile descrivere quello che accade lì dentro secondo le logiche della fisica, le leggi della fisica che conosciamo. Ovvero un'intelligenza che non sarà più semplicemente la replica del nostro meccanismo umano, ma sarà qualcosa di più, più potente, più forte. Questa roba è stata presa, questa parola, da un matematico tedesco che si chiama Neumann, e ha detto, aspetta, la utilizziamo anche nella matematica e nell'intelligenza artificiale. Insomma, tutto questo sta accadendo molto velocemente, più velocemente di quello che è già successo prima. No? Allora, quando vi parlavo prima di un cloud, era 95, insomma, metà tra il 90 e il 2000, e tutto arrivava, c'erano le prime offerte internet, la gente non sapeva neanche cosa fosse. No, e piano piano sono arrivate le prime robe. Poi è diventata cosa comune 15 anni fa. Mio figlio, che ha 20 anni, che l'ha nascosto, mi dice, guarda il piccolo Mario, e dice, quando io sono nato non c'era YouTube, e lui, ma sei matto, come facevi a sapere le cose? Non c'era nemmeno l'iPhone, veramente? Certo, ma che mondo, ma come vivevi? E quindi diciamo una 20 anni fa, 15 anni fa, e sapete che da quando io facevo le prime foto sul blog e tutti mi chiedevano, ma perché lo fai? Cioè, perché devi pubblicare la roba? E così, poi io ho smesso perché mi sono stufato, adesso tutti pubblicano qualsiasi cosa, no? E comunque questa rivoluzione, come avete visto, tocca tutto e tutti, anche chi si sente lontano da sta roba. I primi cellulari, vi ricordate? Cosa chiamo? Per far buttare la pasta a casa, non me lo ricordate? E poi alla fine ce l'abbiamo tutti, no? Alla fine tutti li chattiamo, io facciamo. Questa roba tocca tutti, la vita di tutti, chiaramente anche quella delle imprese, no? Delle piccole imprese, la sanità la sta rivoluzionando, peraltro l'intelligenza artificiale in sanità c'è da 30 anni, anche di più, no? Chiaramente si è evoluta. Cambia tante cose, servizi pubblici, aiuta anche l'inclusività, nel senso che permette di fare cose che prima non si potevano fare, no? Chiaramente porta anche delle disparità, perché è evidente chi ha tutta questa potenza e chi non ce l'ha, perché non è connesso, perché culturalmente non ha l'accesso. E poi una delle prime risposte, se ce l'abbiamo, cioè sul lavoro. Allora, io vi rispondo con delle cose concrete. Ok, a Londra incominciano a consegnare così i pacchi. Bene. E questi robottini, tu dici, simpatico robottino, sostituirà sempre di più il fattorino. Però è un problema per il lavoro. Sì, poi dopo incomincia a vedere lui e dici, wow, questo costa $300 adesso, perché li avete visti 1000 di questi qui prima, ma in laboratorio, non erano in commercio. E capite bene che un paralizzato che si può fare aiutare così, e non è una roba automatica che fa gnie gnie come il robottino quello di una volta, ma vede la bocca, trova il cibo, sente il peso, cioè tutta una serie di cose, cambia la vita, no? I paralizzati grazie perché l'intelligenza artificiale, è vero che c'è la mano che si muove con gli attuatori, ma in fondo dietro c'è l'intelligenza artificiale. No, quindi positivo, quindi come fai a tornare indietro? Poi le invenzioni non si possono mica disinventare, questo c'è scritto nel libro. E allora quando un posteggiatore, cioè quando questo costa un ventesimo dello stipendio di un, ecco perché non prendo bene, di un parcheggiatore, capite che cosa farà quell'azienda lì, anche se analogica, anche se indietro, anche se dorme, quando deve spendere un quinto cosa fa? Lo sostituisce. Questo è il problema. In più cominciano ad essere antropomorfi, eccoli qua, mossi anche loro dall'intelligenza artificiale. Oppala, non si muovono sti robot, c'è una rivolta, ecco qua, adesso arriveranno. Sono antropomorfi, cioè sono praticamente, si muovono e fanno cose come noi. Eccoli qui, vengono trainizzati, questi qui non sono finti, è roba vera.
vengono trainizzati, quindi c'è anche il nome se lo andate a cercare, vengono istruiti e non a fare esattamente quella cosa, cioè loro non fanno quella roba in modo meccanico, hanno raccolto informazioni su come farla da migliaia di casi, quindi c'è uno che si mette lì e fa la lavastoviglie 1000 volte, fino a quando, in 1000 modi diversi, con la lavastoviglie in tutti i modi, un po' come ChatGPT, ha letto migliaia di testi e a un certo punto ha imparato più o meno a indovinare che cosa sarebbe successo. Ma fanno queste robe qui, e queste cose costano sempre meno. Apple ha abbandonato molti progetti futuri e sta sviluppando questo casalingo. Perché questo industriale c'è già, lo sappiamo, ci è già. Mentre questo, mi autocito, e questo invece è arrivano quelli casalinghi. E allora qua bisogna fare qualcosa, ragazzi. Perché va bene tutto, il mercato porta avanti questo, ci piace, bello, bellissimo. Ma forse un attimo, perché se questi pensano al posto nostro, sono più potenti di noi, fanno qualsiasi cosa, io non è che vedo, non ci inseguiranno con i mitra come nei film. Però se non c'è controllo è un problema. E queste regole ci vogliono. Io vi sto dicendo cose che sono scritte nel libro, non è che... Allora, che ci vogliono delle regole. Chi le stabilisce queste regole? Le stabiliscono quelli che noi eleggiamo nel mondo democratico. Bene. E quindi noi adesso, piano piano, ci sono dei rappresentanti nostri nel nostro paese, in Europa, negli Stati Uniti hanno i loro, che prendono delle decisioni in questo, perché sono tutti preparati, cioè è una roba che hanno capito tutti, che c'è un problema, no? Che sta arrivando velocissimo, e quindi stanno prendendo decisioni. Però c'è solo un piccolo problemino, l'abbiamo scoperto qualche anno fa, e i social network, solo i social network, non questa roba qua, solo i social network, vecchi, robaccio, ormai sappiamo, sono più potenti del Presidente degli Stati Uniti, perché il Presidente degli Stati Uniti, per farsi le leggi, deve usare i social, è un problema, E allora pensa quando ci sarà l'intelligenza artificiale, quell'altra, le AGI, o già adesso, quando se tu scrivi su ChatGPT, Marco Camisa di Calzolari, sì, gli sto sulle scatole, divento un astronauta, da domani su tutti gli articoli diventerò un astronauta. E ci scommettete che diventerò un astronauta anche in qualche tesi? Perché vengono scritte con quello e non si guarda nemmeno più. E siamo di fronte a un 2024 con 64 paesi che vanno ad elezioni portando al voto 2 miliardi di persone. Mentre l'intelligenza artificiale genera deepfake in qualsiasi modo. E c'è una guerra sui deepfake pazzesca. Cioè tutto. Tutti quelli in competizione, tutti gli avversari politici generano deepfake di qualcun altro, deepfake di qualcun altro, sempre più perfetti, sempre più precisi, sempre più verosimili. E addirittura tra un po' veramente sarà impossibile distinguerli dalla verità reale. E quindi chi, dov'è la verità? Se non la vedo di persona, dov'è la verità? Dove sta la verità? Chi ci mette a posto qua? L'Europa è arrivata con un AI Act, c'è cioè un regolamento europeo che è stato ora recepito. Da alcuni paesi, noi lo stiamo già facendo, ho avuto l'opportunità di far parte del comitato che ha un po' aiutato il governo a definire, a capire le regole da applicare, sta arrivando un decreto legge su questo, ma c'è un altro piccolo problemino, che una volta che abbiamo legiferato in Europa, una volta che abbiamo legiferato in Italia, siamo a posto. No, anche se ci siamo protetti qua, noi viviamo in questo nazionalismo a lunga distanza, dove... Vedete, il concetto di cittadinanza, io ho preso un'altra cittadinanza, no, qualche anno fa, e l'ho dovuto studiare, ho dovuto capire la cultura locale, perché ti danno la cittadinanza, cioè il cittadino è quello che vive culturalmente il luogo, cioè questo si fa di questo colore perché siamo qua, ci si saluta in un certo modo, cioè è la vita, no? L'amore viene scambiato in quel luogo, gli interessi di tutti i tipi, no? Quelli economici, vendi, compri, lavori, fai, ecco, molti di noi stanno facendo tutto questo in un mondo digitale, che non è nostro, è là, che svolazza. Perché svolazza? Perché chi lo produce lo fa attraverso le proprie regole. E allora, come sapete, nel mondo ci sono ancora delle dittature. Ci sono delle dittature oggi che producono la maggior parte dei deepfake che circolano. E chi lo va a fermare? Kim, perché produce in italiano perfetto, anzi col dialetto, il deepfake che è contro il nostro avversario regionale. È un guaio. Come glielo vai a dire che c'è il regolamento europeo quello là? Ed è pieno.
Stiamo vivendo in mezzo a questa situazione, quindi anche quando vengono da me a dirmi Marco aiuto, sapete collaboro con la polizia, aiuto, mi hanno, ma la polizia non fa niente, la polizia fa tanto, sono bravissimi, ma come fanno là a dirgli a quello lì di smetterla? Chi lo blocca? E poi vabbè, forse solo quello, abbiamo problemi di privacy, anche di questo ne parlo, la privacy, bisogna cliccare sempre, è una noia mortale, però è quella che ci salva, perché altrimenti oggi abbiamo in tasca microfoni, telecamere e in un tempo reale chiunque può sapere dove siamo, con chi siamo, cosa diciamo, è un problemino se non ci fosse la privacy. Ma non l'avete visto? Sono belli, no? Non so se avete visto i nuovi dispositivi che adesso anche Elon Musk ha cominciato a produrre, Neuralink, il cervello te li mette ed è in grado di darti informazioni aggiuntive. Per ora fa cose molto belle, aiuta i paralizzati a muovere il mouse con il pensiero, a scrivere con il pensiero. Ma questi dati dove vanno a finire? Dentro dei database. E se vengono rubati ci rubano il pensiero? È un problemino, perché a quel punto non è più un problema di... non ci rubano più la posizione o il nostro TikTok, ma i nostri pensieri. E quindi è un altro tema. Io dico, che si può fare? Io non sono qua per spaventarvi, ma almeno cioè, il libro serve per informarci. Almeno così lo sappiamo, perché non è che è proprio argomento di tutti i giorni, eh? Non è roba di cui si parla. E quindi è la brain privacy, la privacy del cervello, è un altro temone. E poi il vero temone è l'etica. Questo è un libro che parla soprattutto di etica. Quindi l'etica, che cos'è l'etica? Ah, beh, rimettiamo dentro l'etica, e sì, quale etica? C'è il MIT, il Massachusetts Institute of Technology, che è di Boston, che qualche anno fa ha messo su un sito che c'è ancora, si chiama Moral Machine, andatelo a cercare, è bellissimo. Praticamente ci sono un mucchio di queste vignette carine, di tutti i tipi, e ti dicono, scegli. La macchina si può, è una macchina che si guida da sola, senza pilota, è stata programmata per imparare, e si trova di fronte a questa semplice difficoltà. O uccide la signora o uccide il bambino. Che facciamo? Ecco, già così, che questa è la versione semplice, perché poi c'è l'altra, o va a sbattere, uccide il guidatore, cioè ce n'è dentro, però c'è un bambino, ma c'è uno che è ignorante, uno più intelligente, uno più colto, cioè ci sono mille versioni. Però diciamo questa è la più semplice. Beh, diciamo che nel mondo... in Asia tendono a salvare la signora perché ha cultura, perché ha più, cioè, nel mondo occidentale tendono a salvare il bambino. E quindi quale etica gli mettiamo? Avremo la guerra etica anche. Dici sì, ma aspetta, quella non la uso quell'intelligenza perché ha l'etica asiatica, e allora è meglio che usi l'altra. Poi ci sono problemi di copyright, e anche di questo ne parlo. Se qualcuno produce qua di artisti ne vedo un bel po', c'è un problemone, perché tutte le opere se le sono magnate tutte già. È per quello che gli Stati Uniti fanno fatica a legiferare, perché nel frattempo vanno piano, dicono intanto noi continuiamo a raccogliere dati, quindi quando vi genera una bellissima immagine è frutto del lavoro di altri, e adesso generano anche la musica, e sempre andando a rubacchiare la musica che è stata fatta fino ad oggi. La risposta è giusto e sbagliato? Bisogna riflettere, perché cambia tutto. Nelle varie ChatGPT, quando andate a leggere le policy privacy, c'è scritto che quello che produce è tuo, hai capito che è mio? Ma se poi l'origine non era mia, è facile, però non è proprio così. Poi ci sono problemi di sicurezza, insomma, quello che voglio cercare di, che ho scritto in questo libro, è di mettere l'uomo al centro. Che è la cosa più importante, perché dite, ma che c'entra? Mi raccontate tutte queste storie, come mettere l'uomo al centro, che vuol dire? Vuol dire che prima di disegnare un'intelligenza artificiale, bisogna che hai pensato prima all'uomo, che deve dire prima. Perché altrimenti, se la logica è solo quella della guerra tra aziende, è finita. Perché in mezzo ci siamo noi. E quindi che vogliamo fare? Io non sei un tecnologo, tu Marco. Sì, ma non tifo per la tecnologia. Adoro la tecnologia. Un programmatore, sapete perché fa il programmatore? Mediamente perché inizia, quasi tutti sono autodidatti ancora oggi, inizia a voler vincere sulla macchina. Per quello, quando sei esperto, sei uno smanettone, tu chi sei in realtà? Quindi ne vedo tanti di questi amici così. Perché volevi vincere tu? Perché quella roba lì la volevi vincere tu? C'è chi è fatto così e c'è chi ha altre forme di vittoria nei confronti della vita. Quelli digitali vogliono vincere sulla macchina. E io, quando ho incominciato ad avere questo gusto per la divulgazione, ho detto, ma sai che c'è? Tra le cose che proprio voglio rifare, voglio che tutti vincano sulle macchine. E quindi l'andare in televisione, prima in radio, a raccontare questa roba, è perché io sono dalla parte dell'uomo. E quindi sono da quella parte lì. Per cui la strada è la collaborazione.
C'è scritto a un certo punto, quando spiego che cos'è per me il cyberumanesimo, c'è scritto che ho parlato di altre filosofie simili e ho spiegato un po', no, da dove arrivo, ho cercato di dare un po' di profondità a questo libro, no? Soprattutto perché adesso oggi si scrivono i libri così veloci. Ho detto, aspetta, ve lo voglio fare bene, fare una bella figura, se no che figura ci faccio? Ma il libro non si fa per fare i soldi, si fa per fare bella figura, quindi, però poi bisogna anche leggerlo, e quando lo leggi e fai brutta figura non va bene. E quindi dentro ho spiegato un po' il passaggio, come mai sono arrivato al cyberumanesimo. E sono passato attraverso il transumanesimo. E ho capito, anche nel riflettere, perché a volte mettere giù le cose nero su bianco ti aiutano anche a riflettere, non è che siamo tutti perfetti, impariamo le cose facendo. E ho capito che io sono proprio contro il transumanesimo. Cioè non possiamo fonderci con le macchine. Ci snaturiamo, dobbiamo usarle, devono essere esterni. Quindi adoro tutta la tecnologia bella, purché sia esterna. Quindi le protesi esterne, grazie, device esterno, se me la devi mettere dentro non c'è tanta voglia. Quindi saremo verso l'uomo aumentato, cioè voi, qui arriviamo all'uomo aumentato, vogliamo l'uomo aumentato, l'uomo che si fa aiutare dalla macchina ma comanda sempre lui per legge, by design, come dicono gli inglesi. E so che ognuno di voi qui ha i propri problemi, ce li abbiamo tutti, e dici Marco mi ha dato dei nuovi problemi. Sì, e vi ricorderete di me per i nuovi problemi che vi ho dato, però vi sarà utile. E so che voi la pensate così, questa è una vignetta che mi fa impazzire, cioè tu arrivi così e giustamente uno dice guarda, ascolta, lascia stare, siamo nei guai, amico mio, ascolta, lascia perdere questa roba perché c'ho altro che... bello il tuo libro, leggo, però io c'ho il problema oggi. Ecco, però poi dopo, come sapete, qui c'è un altro problemino serio. Ok? Allora, adesso io cosa voglio fare insieme a voi? Voglio fare una prova che non funzionerà, ve lo dico subito, però noi ci proviamo. Prendo ChatGPT e al posto di avere il giornalista a fianco, insieme, comincio io un po', poi se qualcuno di voi ha voglia, gli facciamo qualche domanda. Va bene? Ah, scusate, dovevo finire così. Quindi, questo sarà il futuro. No, perché... Allora, aspetta.